Su disposizione della Procura della Repubblica di Lago Negro, la Guardia Costiera di Sapri ha posto sotto sequestro una serie di strutture annesse al noto ristorante e pizzeria Noè a Mare. Gli uomini del comandante Giuseppe Riviello hanno apposto i sigilli alle opere abusive che erano state adibite a sala da pranzo e deposito. L'area finita sotto inchiesta, a pochi metri dal mare, è di 500 metri quadri. Secondo gli uomini del locale ufficio circondariale marittimo, nella fase di ampliamento del ristorante di Sapri, alle opere autorizzate ne sono state costruite altre abusivamente. Si tratta di locali realizzati prevalentemente in legno e vetro. Il proprietario è stato denunciato per i reati di abuso edilizio, danni all'ambiente e violazione del codice della navigazione. Gli interventi fuori legge erano stati eseguiti su un'area di proprietà privata. Tra la documentazione acquisita dagli inquirenti ci sono i permessi per una parte delle varie coperture e la pavimentazione, ma non per le strutture che erano state montate lateralmente per la creazione di locali chiusi affacciati sul mare, usati per incrementare il numero dei coperti e disporre di più sale per le feste. L'operazione rientra nell'ambito dell'attività investigativa contro gli abusi sulla costa tra Pisciotta e Sapri, avviata da alcune settimane dalla Capitaneria di Porto di Palinuro e che giovedì scorso ha portato alla sequestro di alcune strutture a Policastro.